Il commercio carmagnolese è ripartito e sono ripartite anche le iniziative estive che animano il centro carmagnolese. I famosi giovedì sotto le stelle quest'anno non si sono potuti realizzare, ma per alcuni giovedì del mese di luglio si sono svolte delle serate in centro storico dal titolo Ti invito a Carmagnola. E il bello di questa manifestazione, di queste sere dei giovedì, è che sono nate dal, tra virgolette, dal basso, cioè dai commercianti, e quindi proprio sono un sintomo di questa voglia di ricominciare, di riprendere in pieno. Più di un'azienda ha ancora i dipendenti in cassa integrazione. Questo non va bene, perché è un danno nei fatturati e un danno a tutto noi, tutto lo Stato che paga le casse integrazioni. Veramente non ci aspettavamo una partenza così, una risposta dei commercianti così positiva, però c'è, e quindi ben venga, guardate che bello, cari carmagnolesi. E non è che possiamo rischiare una via Valobra purtroppo negli anni desertificata, non possiamo rischiarlo. Anche voi, forse un passo da dire, ben, fuman passi tutti insieme e andiamo a comprare nei nostri bellissimi negozi, perché abbiamo dei negozi che veramente la provincia, tutta la provincia ci invidia, e quindi usiamoli, tra virgolette. Sono gente che ha travaglio come mat, puliscono, lavano il marciapiede, tengono in ordine, creano inconsciamente la sicurezza delle nostre città. Cerchiamo di premiarli, non dico che dobbiamo spendere tutti i nostri soldi lì, per carità, c'è un'altra situazione, però è gente che ci mette la faccia. Se c'è un problema, voi andate lì e dici, Chicco, Bruno, Franco, Edoardo, c'è sto problema, e loro si metteranno in quattro per risolverlo. Ma quando in deve a Catè dan una struttura chissà come, non fatemi dire dei nomi, ma con chi parle? Con chi? Carmagnola è come missione commerciale un polo, lo diciamo sempre, con e baricentrica rispetto al Piemonte. Quindi noi abbiamo delle grandi chance. Alluma la ferrovia, adesso nei prossimi giorni ci vedremo a Torino, perché abbiamo dei contatti con RFI Italia per portare la gente a Carmagnola attraverso la ferrovia, sarebbe bellissimo. Poi magari bituma un po' che bici alla station e avanti, però insieme ce la faremo, insieme. Sono ripartiti anche a Carmagnola i mercati del mercoledì e del sabato, e nei mesi di giugno e luglio si è anche svolto il mercantico, mercato di antiquariato e del riuso che a Carmagnola si svolge ogni seconda domenica del mese. Siamo riusciti a organizzare anche le edizioni del mercantico. Con un'ordinanza si consente lo svolgimento del mercantico la domenica 14 giugno e la domenica 12 luglio. È un bel momento anche qui di ripresa della normalità. Ci sono molti espositori che partecipano e questo ci fa ben sperare a un ritorno appunto della normalità.